E finalmente eccoci qui con al polso il nuovo Galaxy Watch 4 di Samsung, che a dire il vero mi sta facendo compagnia già da un paio di settimane. Sono arrivati 3 o 4 aggiornamenti, Spotify ora permette di sincronizzare i brani in locale, l'assistente Google ancora non è pervenuto, ma mi sono fatto un'idea abbastanza completa di come vada il nuovo watchOS, ovviamente nella versione personalizzata da Samsung. Direi quindi che è giunto il momento di raccontarvelo un pochino meglio in questa recensione. E vabbè, dai, trattandosi di un orologio, prima di addentrarmi nella componente smart, vi parlo subito un pochino del suo aspetto e di come sta il polso. Il modello che sto indossando è il Watch 4 Classic in versione da 42 mm, ma in commercio trovate anche la misura 46 mm e il Watch 4 Standard senza ghiera fisica, con un design un pochino più pulito, direi meno cronografo, nelle misurazioni 40 e 44 mm. Il design di questo Watch 4 Classic non si scosta molto da quello del Watch 3, il feeling è molto simile e in generale diciamo che resta quella sensazione di buona qualità costruttiva e di materiali resistenti che caratterizza un po' tutti gli smartwatch Samsung. Non è il più sottile in commercio, anzi, ma devo dire che al polso resta una presenza abbastanza discreta, specialmente se indossate abitualmente un orologio di qualsiasi tipo, vi basteranno poche ore per dimenticarvene. Il cinturino è in gomma, abbastanza flessibile e all'apparenza molto resistente. C'è solo un dettaglio che mi ha fatto storcere leggermente il naso. Il sistema di aggancio non permette alle due porzioni più vicine alla scocca di piegarsi completamente verso il basso e quindi di aderire alla perfezione al polso, soprattutto se avete un polso un pochino snello, esile. Non è un problema insormontabile, il passo da 20 mm e il sistema di sgancio rapido vi consentiranno di sostituirlo in maniera rapida e indolore con una delle centinaia di alternative acquistabili online. Quasi dimenticavo, Watch 4 è certificato IP68, resiste fino a 5 atmosfere, questo vuol dire che non potete farci immersioni fino a chissà quali profondità, ma se lo tenete al polso mentre fate una nuotata in piscina oppure quando vi lavate le mani non avrete alcun problema. Sul lato destro della cassa, che è in acciaio, abbiamo due tasti fisici, il primo per il ritorno alla home e il secondo per il ritorno alla schermata precedente. Il pulsante home ha poi delle funzioni extra personalizzabili, il doppio clic apre un'app a piacimento tra quelle installate, mentre il clic prolungato attiva l'assistente Bixby oppure il menu di spegnimento a seconda di quello che scegliete nella configurazione. Il tasto inferiore non ha seconde funzioni assegnate al doppio clic, mentre permette di attivare Samsung Pay con la pressione prolungata. Peccato non poter sostituire in questa funzione il tipo di sistema di pagamento. Se volete un accesso rapido a Google Pay, infatti, come ad esempio ho fatto io, dovete assegnarlo al doppio clic sul tasto Home. Questo Watch 4 Classic da 42 mm ha un display da 1,2 pollici diagonale con risoluzione 396x396 pixel. Si tratta di un display AMOLED di ottima qualità che garantisce ovviamente neri profondissimi, ma soprattutto dei colori molto brillanti e una buona luminosità che permette di visualizzarlo correttamente in esterna sotto luce del sole senza problemi. Quest'ultima può essere regolata manualmente oppure possiamo affidarci al sensore per la regolazione automatica, che è comunque reattivo e funziona bene in tutte le situazioni. Abbiamo l'Always On Display e l'attivazione automatica tramite rotazione del polso. Dato che quest'ultima è molto precisa e reattiva, il mio consiglio è quello di disattivare l'Always On, che rimane in questo modo soltanto uno spreco di batteria. Due parole al volo sull'hardware prima di passare alla vera novità, che è ovviamente WatchOS. Dentro al Watch 4 Classic da 42 mm abbiamo un processore Exynos W920, 1,5 GB di RAM e 16 GB di memoria di storage, che è utile per installare le app, ma anche e soprattutto per sincronizzare in locale le playlist di Spotify, in modo da non dover per forza portare con sé lo smartphone durante l'attività fisica per ascoltare la musica. Si tratta di una funzione che era già disponibile su Tizen e che è stata attivata pochi giorni fa anche sui nuovi Watch 4 con WatchOS. E infine c'è l'accelerometro, il giroscopio, barometro, NFC per i pagamenti e il GPS di cui però vi parlo tra poco. In termini di connettività abbiamo poi Wi-Fi, Bluetooth 5.0, oltre all'LTE nelle versioni che lo prevedono. Un hardware di buona qualità quindi, che consente di far girare sempre l'interfaccia dell'orologio senza alcuna incertezza. Un'interfaccia, e qui iniziamo a parlare della roba che scotta, che è molto simile a quella che avevamo con i modelli Tizen, sia nelle funzioni che nelle modalità di interazione. La ghiera resta quindi sempre uno strumento molto utile per portare l'usabilità a un livello superiore e se siete possessori di un vecchio Gear o Watch, non avrete difficoltà a familiarizzare con questo sistema di interazione. Sono anni che provo smartwatch di ogni genere, ma devo dire che questa è la prima volta in cui mi sono trovato completamente a mio agio con un prodotto Wear OS, o Android Wear come si chiamava prima.
Sarà la personalizzazione Samsung o sarà il fatto che tutto gira senza intoppi, ma sembra davvero di essere atterrati su un altro pianeta. Quali sono quindi i vantaggi portati dall'adozione dell'OS di Google, essendo fondamentalmente identico dal punto di vista estetico rispetto a prima? Principalmente la disponibilità di un numero maggiore di applicazioni. Diciamo che per quello che è l'utilizzo che si fa di uno smartwatch, su Tizen comunque non è che mancasse molto roba, ma la possibilità di avere accesso a tutti i servizi Google è un plus sicuramente non da poco. Maps, Keep, Gmail, Google Fit e soprattutto Google Pay sono solo alcune delle app che permetteranno anche a chi non possiede uno smartphone Samsung di avere accesso a un'esperienza completa con questo Watch 4. Manca ancora l'assistente Google, ma stando alle voci di corridoio, prima o poi arriverà. Speriamo ovviamente più prima che poi. Bene la ricezione delle notifiche, che è sempre puntuale, e direi ottime anche le possibilità di interazione. Oltre alla cancellazione e all'apertura sullo smartphone, possiamo rispondere direttamente dall'orologio tramite alcune risposte rapide preimpostate, oppure grazie al microfono dettando la risposta, o ancora digitandola tramite un tastierino alfanumerico. Sempre grazie al microfono e allo speaker integrate possiamo poi anche, in caso di emergenza, perché ovviamente la qualità non è eccellente, rispondere alle chiamate in viva voce. L'altra nota positiva è poi data dal fatto che nel passaggio a Wear OS non si è persa nessuna delle funzioni presenti in precedenza su Tizen, a livello di analisi dell'attività giornaliera, ma anche di misurazione dei parametri biometrici. Anzi, su questo Watch 4 si guadagna un ulteriore strumento che consente, almeno sulla carta, di calcolare l'indice di massa corporea e la sua composizione. Allora, da qui a dire che potete sostituire il vostro nutrizionista e i suoi strumenti professionali ne passa di acqua sotto i ponti, ma diciamo che resta un'indicazione spannometrica, al pari di quella di molte bilance, che vi può aiutare a delineare un andamento nel lungo periodo, più che una vera e propria analisi dettagliata e istantanea. Ovviamente non può mancare il sensore cardio e la possibilità di rilevare il livello di ossigenazione del sangue, ma sono funzioni che oramai non fanno più tutto questo rumore. Anche qui la precisione è quella di un sensore da polso. Le misurazioni sono tutto sommato coerenti tra loro e non si allontanano molto da quelle rilevate da uno smartwatch di fascia alta, come può essere un Garmin Forerunner 945, come quello che indosso io abitualmente. Non sono ovviamente dati con valore medicale, ma restano un'indicazione interessante sul nostro stato di forma. La componente legata alla registrazione dell'attività fisica è decisamente completa e consente di misurare fino a 99 sport differenti. Personalmente ho trovato qualche difficoltà nella gestione del GPS, che non è rapidissimo nell'agganciare i satelliti, cominciando spesso a tracciare gli spostamenti dopo alcuni minuti dall'inizio della registrazione dell'attività vera e propria. Colpa anche di un sistema di avvio della registrazione che non prevede una schermata di attesa da cui verificare la disponibilità del segnale GPS. Il trucco quindi è quello di accedere alle impostazioni dell'attività, attendere lì l'aggancio dei satelliti prima di avviare l'attività e poi avviare l'attività. Capite però anche voi che su un prodotto di questa fascia e di questo tipo sono scorciatoie che non dovrebbero esistere. Buona anche l'analisi del sonno, sia per precisione che per profondità dei dati raccolti, ammesso che riusciate a organizzarvi con la ricarica della batteria in modo da poter tenere l'orologio al polso durante la notte, ma su questo ci torniamo tra poco. Prima spendo due parole sull'applicazione Galaxy Wearable, attualmente disponibile solo per dispositivi Android e quindi su iOS questo Watch 4 non funziona. Si tratta dell'app che ci consente di mantenere la sincronizzazione con lo smartphone e di agire su buona parte delle impostazioni e sulla gestione delle notifiche. Nulla di nuovo, ma è sicuramente giusto segnalare che il collegamento è rapido e non mi è mai capitato di avere problemi di pairing. Giusto per completezza, nonostante si tratti di un prodotto Wear OS, la sincronizzazione con l'app omonima di Google dedicata ai wearable non è disponibile. E chiudo parlandovi di autonomia. La batteria da circa 250 mAh ci permette di ottenere un giorno e una notte di utilizzo completo, costringendoci a ricaricare lo smartphone la mattina prima di uscire di casa, quando il tempo a disposizione non è proprio moltissimo. Non potendo andare oltre, quindi, l'alternativa è caricarlo di notte, perdendo però l'analisi del sonno, come vi dicevo prima. Se poi utilizzate il GPS per tracciare un'attività durante la giornata, tenete in considerazione un consumo del 10% circa ogni ora, che diventa 15 se ascoltate anche la musica con le cuffie Bluetooth collegate all'orologio. La ricarica non è per nulla rapida, avviene tramite la basetta magnetica proprietaria in circa un'ora e mezza, motivo per cui dovete calcolare bene quando ricaricare il vostro watch durante la giornata per poterlo indossare la notte.
Detto ciò, il Watch 4 resta certamente al momento lo smartwatch Wear OS più completo e interessante sulla piazza, anche a fronte di un prezzo di listino d'ingresso per la versione standard sicuramente abbordabile. Parliamo di 269€ che, grazie alla promo lancio che sconta 70€ fino al 5 settembre, diventano 199€. Stesso discorso per il Classic da 41mm che sto indossando io, si parte da 369€ che diventano quindi 299. State attenti però alle offerte online perché sono già stati avvistati nei giorni scorsi a cifre ancora più interessanti. Lo consiglio? Allora, se potete spendere queste cifre e volete uno smartwatch, assolutamente sì. Sostituirei un Watch 3 o un Watch Active 2 con i nuovi Watch 4. Se le app Google non sono fondamentali per il vostro utilizzo, direi di no, o almeno non subito, magari quando saranno calati un pochino di prezzo. Se questo video vi è piaciuto, ovviamente lascia un bel like qui sotto, iscriviti al nostro canale, attiva le notifiche e sempre qui sotto in descrizione dimmi cosa ne pensi di questo Watch 4 e magari fammi sapere se sei intenzionato ad acquistarlo. Io vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao!